Allora fate questo e poi solo questo. Guardate il fazzoletto e non dite una parola. Lo fissate con attenzione, dopodiché cominciate a scuotere la testa. Poi, con disinvoltura e dopo un silenzio totale, parlate. Tocca a voi. E quindi direte: mi piacerebbe mostrarle qualche cifra, signore. C'è un luogo tranquillo dove sedersi? Quasi certamente vi porteranno al tavolo della sala da pranzo e vi offriranno qualcosa. Qualsiasi cosa sia, voi scegliete l'alternativa più fantasiosa. Le porto un caffè o un tè? Gradirei un tè, grazie. Una limonata fatta in casa o una bibita? Perché? Gradirei una limonata, grazie. Perché, visto che non vendiamo qualcosa di economico, mostriamoci raffinati. E loro vogliono. No. Loro devono capire che voi offrite il meglio, ok? Ecco perché i nostri camion sono i più moderni, i più puliti e i nostri autisti molto disponibili. Ed è qui che voi dovrete mostrare le cifre e quanto possono risparmiare nel tempo con i giusti controlli. Voi dovete farli firmare. Ma il problema è che se lo fanno con voi, stanno liquidando qualcun altro. E questo non è semplice. Quindi, quando voi gli mostrerete i numeri, alzate lo sguardo e fissateli. Più a lungo che potete. Non sto scherzando. Manterrete questo lavoro solo chiudendo contratti, qui non si gioca. Io voglio che questa società cresca e basta, e se non lo fa, il gioco non vale la candela, è chiaro? La gente lavora davvero tanto per guadagnarsi il pane, e altri allora se ne avvantaggiano perché non sanno minimamente che cosa vuol dire, ok? Dunque, quando fisserete il cliente, dovrete credere che noi siamo il meglio. Ed è vero. Ricordatelo, non c'è cosa più difficile che dire la verità a qualcuno guardandolo negli occhi. Ecco, stato un piacere conoscervi. Siete a bordo e buona fortuna.